Ultimo confronto a quattro prima della consueta pausa di riflessione degli elettori, questa sera su Rete 8 per i candidati a sindaco della città di Pescara. Dalle 22 il sindaco uscente Carlo Masci e i suoi contendenti, Carlo Costantini per il centro-sinistra, il civico Domenico Pettinari e Gianluca Fusilli per Stati Uniti d'Europa, si daranno per l'ultima volta battaglia, rispondendo alle domande del direttore di Rete 8 Carmine Perantono e del centro Piero Anchino. Vada come vada, su un punto però sembrano aver tutti concordato. È stata una campagna elettorale improntata sulla correttezza e sui contenuti, molto meglio di quanto ha saputo fare a livello nazionale la campagna elettorale per le europee, contenuti dai quali i candidati non si sono mai sottratti, segno anche di una certa qualità e di come i pescheresi, da sabato pomeriggio alle 15 fino alle 23 e domenica per tutta la giornata, possono davvero decidere liberamente e con serenità, con la speranza che una volta tanto il dato sull'astensionismo non faccia parlare di sé in senso negativo. Quali sono le sensazioni dell'ultima ora, quelle che, non potendo rivelare i sondaggi, arrivano dal confronto con i cittadini, dal respirare l'aria della città su questa anomala campagna elettorale, perché appunto anomalo è anche il tempo che voi chiedete ai cittadini, per il quale voi chiedete ai cittadini un consenso? Io credo che oggi ci sia la volontà di continuare un'esperienza che è stata difficile, perché questa consiliatura ha attraversato momenti legati al Covid, legati alle guerre, alle crisi che ci sono state, ma adesso la spinta è ad andare avanti, a prepararsi per gli appuntamenti futuri, che sono appuntamenti che collocano Pescara in una dimensione internazionale, tante iniziative che sono in atto, tanti lavori che si stanno concludendo e che stanno andando avanti, e questo piace alle persone. La gente apprezza molto una città che si muove, che è sempre effervescente, dinamica, sempre pronta ad affrontare le novità con un piglio giusto, con grande spinta innovativa. C'è desiderio di cambiare, c'è desiderio di riaprire Pescara, c'è desiderio di riprendere la corsa verso il futuro e di lasciarsi alle spalle degli anni che veramente hanno compromesso le possibilità di crescita e di sviluppo economico di Pescara, in primo luogo per una scelta sbagliata dei progetti e delle opere da realizzare, e in secondo luogo per la scelta altrettanto sbagliata di concentrarla tutta in un lasso temporale strettissimo. Gli interventi che potevano essere realizzati dovevano essere realizzati seguendo criteri e logiche diverse, e soprattutto non dovevano essere spacchettati e frammentati così come sono stati spacchettati e frammentati. Ma la gente non ha più l'anello al naso, quindi è stanca di questa politica che si scarica la responsabilità ognuno sull'altro, ma soprattutto di coloro che l'hanno amministrato. Ripeto, io non ho mai amministrato questa città, non ho mai avuto ruoli di governo, ma sono sempre stato in minoranza, in opposizione, e quindi ritengo che i cittadini il vero cambiamento lo possono fare solo e esclusivamente votando una forza civica, una coalizione completamente indipendente come la nostra, la grande novità, la grande alternativa nel panorama politico della città di Pescara. Tra i cittadini di Pescara c'è voglia di ripartenza, c'è voglia che la città possa tornare a correre, e c'è una certa insofferenza nei confronti di questo bipolarismo un po' farlocco che in questo paese va avanti da 30 anni, in cui ognuno che governa, ogni cosa che non va è colpa di quello prima, e l'altro che vuole arrivare dice tutto quello che ha fatto, quello che c'era prima lo ha fatto male, arriverò io e farà tutto bene. E ho invece anche con piacere rilevato che c'è voglia di una città che si confronti sulle idee, sulle cose concrete, non si scontri sulle ideologie, perché le ideologie non portano alla soluzione dei problemi. Quindi una campagna elettorale tendenzialmente a due facce, ma anche con una tendenza a sperare che il futuro sia migliore del presente.